Infine, l'ultima domanda, l'angolo di inclinazione del pendolo corrispondente alla posizione D di massima altezza, quindi questo angolo qua. Il procedimento è identico a quello visto prima, un paio di video fa. Per prima cosa ci dobbiamo calcolare l'altezza del pendolo nel punto di massima altezza rispetto alla quota H uguale a 0. Basta ricordarsi che l'energia gravitazionale in D era 158 mJ. Infatti vediamo qua nella tabella che in posizione D l'energia gravitazionale era 158 mJ. E siccome l'energia gravitazionale si calcola mgh, con la formula inversa calcoliamo hd e troviamo 16,1 cm, valore ragionevole perché è superiore all'altezza di A e A'. Ora, dalla conoscenza di hd dobbiamo calcolare alfa d, cioè l'angolo di inclinazione. È il processo inverso rispetto a prima, quando invece avevamo l'angolo e dovevamo calcolare l'altezza del pendolo. Eseguiamo la stessa costruzione di prima, individuiamo il punto M, ricordiamo che HD è questo segmento che si ottiene per differenza tra la lunghezza del pendolo L meno questo segmento OM che è L coseno dell'angolo, perché è l'ipotenusa L per il coseno dell'angolo mi dà il cateto adiacente in questo triangolo qua, adiacente all'angolo. Quindi in questa formula l'incognita stavolta è l'angolo alfa d. Perciò prima isolo L coseno di alfa d portandolo a sinistra, mentre HD lo porto a destra. Sostituisco i valori, L meno HD 60 meno 16,1 cm, divido per L in modo da isolare coseno alfa d, quindi 43,9 cm diviso L 60 cm e questo è il valore del coseno dell'angolo. Perciò l'angolo è l'arco coseno, oppure coseno alla meno 1, che è lo stesso, di questo valore 0,732, corrisponde a circa 43,0 gradi, che è giustamente maggiore dei 40 gradi, che era l'angolo iniziale di inclinazione del pendolo in A. Quindi il pendolo parte con un'inclinazione di 40 gradi, ma siccome ha una spinta iniziale verso il basso, data da quella forza che durava 50 millisecondi, questo pendolo si porta più in alto e va a terminare con un'inclinazione maggiore di 40 gradi, cioè di un'inclinazione di circa 43 gradi.